Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video dedicato agli ultimi acquisti e arrivi del periodo. Ho tantissime novità da mostrarvi, di cui parlarvi. Alcune le ho già provate, quindi vi so dire anche qualcosina in più. Parto con gli acquisti fatti al DM da mio marito quando eravamo ancora in zona gialla. Vi avevo anticipato che vi avrei mostrato delle novità, i rifornimenti, le cose che prendiamo sempre. Non ve li mostrerò in questo video perché sono sempre le stesse cose tra shampoo e bagno doccia. Vi volevo però mostrare delle cosine per il viso che mi sono fatta prendere con foto, proprio tutto documentato. Volevo anche un siero che però non c'era, il siero di Balea, la vitamina C. Comunque mi sono fatta prendere questo siero sempre di Balea della linea Vital. Questo è un siero che mi è stato consigliato da una di voi, Giuditta, che saluto e ringrazio perché è un siero. Sono andata sulla fiducia, me ne sono fatti prendere ben due perché tanto costano meno di 4 euro, quindi ho rischiato. È un siero che tra l'altro mi ispirava tantissimo e quindi, visto che al DM non ho occasione di andarci molto spesso, me ne sono fatta prendere due. Questo è un siero che è indicato per pelli mature dai 45 ai 55 anni, però è un siero che si può utilizzare anche prima tranquillamente. È a base di olio di argan e plancton. È un siero crema che sto già utilizzando, è quello che ho utilizzato anche nel video in cui vi parlavo del fondotinta di Kiko della collezione Lost in Amalfi. Questo è un siero idratante, nutriente, che fa una bellissima base per il viso prima di mettere poi il fondotinta, fa tipo da primer. È un siero che ha una consistenza in crema praticamente, vedete, bianco, però quando l'ho andata a stendere sul viso si assorbe molto bene, ha un'azione proprio rassodante e nutriente senza risultare però grasso o unto, quindi è un siero che sto apprezzando tantissimo e sono contenta, insomma, di essere riuscita a prenderlo. Ed è un siero da 30 ml, vegano, non contiene siliconi. Questo è un siero che, vi dico, fa proprio un bel effetto rassodante e nutriente senza andare a appesantire la pelle. Poi un altro siero che mi sono fatta prendere è questo al retinolo della linea Beauty Effect. Questo è un siero che puntavo da un po', che avevo visto anche io quando ero stata al DM, però non ho mai preso perché d'estate volevo evitare il retinolo, anche se comunque un siero notturno, però alla fine ho deciso di acquistarlo per provarlo appunto questo inverno. È un siero che dovrebbe andare a ridurre la profondità delle rughe e favorire la produzione di collagene. Contiene anche acido ialuronico a doppio peso molecolare per avere appunto questo effetto idratante e rimpolpante. Fatemi sapere magari se voi l'avete già provato, come vi trovate, a me incuriosiva tantissimo. È un siero fatto in questo modo, devo ancora utilizzarlo, quindi lo apro per la prima volta insieme a voi. Ha il dosatore a pump. Adesso però non vi faccio vedere la consistenza perché non so quando lo utilizzerò, comunque ne riparleremo sicuramente in un video di skincare routine. Poi altro prodotto che ho sempre consigliato da una di voi è questo shampoo di Balea della linea Professional. Questo è uno shampoo adatto a radici grasse e lunghezze punte secche, come sono i miei capelli. Quindi l'ho voluto provare, veramente incuriosita da questa formula. Contiene cheratina e argilla ed è appunto indicato per radici grasse punte secche. Io lo sto utilizzando in questo periodo, l'ho utilizzato anche quella volta nei top e flop low cost. Mi sembra che vi avevo detto che mi aveva lasciato i capelli bellissimi. Effettivamente sì, è una formula che è tipo in gel, è verdino. Adesso non lo apro, se no faccio un caos. Comunque è uno shampoo che fa una bella schiuma, rimane comunque delicato, non è assolutamente aggressivo sulla cute e mi lascia i capelli puliti
puliti per almeno 2 giorni pieni, che adesso è già tanto perché comunque con l'umidità i capelli il giorno dopo già sono da rilavare, almeno nel mio caso, però questo ha una formula ben bilanciata e lo sto apprezzando molto, quindi grazie ancora per i consigli che mi date perché sono preziosi e questo shampoo è veramente un ottimo shampoo per chi ha la mia tipologia di capello. Poi ho ripreso quello di Organic Shop, lo shampoo volumizzante di cui vi ho parlato tantissime volte, questo ve lo mostro molto in velocità, l'ho preso perché avevo l'occasione, quindi l'ho ripreso da tenere nelle scorte. Poi di bagno doccia nuovi vi faccio vedere questo che è un doccia gel carambola e anguria, adatto a pelli sensibili, sempre di Balea che ha preso mio marito, mi ispira tantissimo, la profumazione sarà sicuramente più estiva. Però è sicuramente buona, non si sbaglia con i bagnoschiuma di Balea. E poi due per i ragazzi, questi 4 in 1 Bestie Time da ragazza e questo Leschi Kit per i maschietti. Questi dovrebbero fare viso, corpo, capelli e anche balsamo, vabbè, adesso non esageriamo, però è adatto alla pelle dei bambini, formula idratante, insomma, lo proveranno e poi vi saprò dire. Questi non li avevo mai visti, quindi penso che siano nuovi. E poi mi sono fatta riprendere anche la biomaschera lisciante di Intra. Questa per me è la numero uno e quindi l'ho ripresa. Questa contiene argan e omega 3, 6, capelli crespi, ve ne ho parlato infinite volte. Comunque, se volete sapere di più di questi prodotti per capelli, ho fatto un video in cui parlo di tutti i prodotti che utilizzo per i capelli, quindi magari ve lo lascio qui se volete dare un'occhiata. Al DM direi di avervi detto tutto perché altre cose sono sempre le solite, quindi non ve le mostro. Poi vi parlo di un nuovo brand made in Italy di cui ho ricevuto alcune referenze da provare. Questo brand è Dr. Do. Do sta per Dora, che è il medico chirurgo che ha ideato questa linea. È una linea che contiene ingredienti derivanti da agricoltura biologica, una linea clean. Io ho ricevuto questo latte detergente, è un prodotto solitamente il latte detergente che non utilizzo e preferisco i burri, gli oli struccanti oppure le mousse o i gel per pulire il viso. Questo l'ho utilizzato una sola volta per il momento per detergere il viso al mattino, rimane molto molto delicato, pulisce bene la pelle e la lascia morbida. Di più non so dirvi perché vi dico, l'ho provato solo una volta, lo proverò sicuramente anche per struccarmi e poi vi farò sapere. Contiene anche olio di fico d'India, contiene bacche di goji, olio di mandorle dolci, aloe vera, insomma, ottimi ingredienti che non dovrebbero aggredire la pelle. E poi ho ricevuto il siero viso intensivo idratante. Questo contiene acido ialuronico a basso e alto peso molecolare. È un po' sporco perché purtroppo nel pacco si è disperso un pochino di prodotto e quindi sono riuscita a salvarli i prodotti, ma si sono un po' sporcate le etichette. Questo siero lo devo ancora provare, sono i soliti 30 ml con dosatore a pump, sempre molto comodo e il flacone è in vetro. Poi un altro prodotto è la crema viso idratante volumizzante, sempre con acido ialuronico e bacche di goji. Questa è indicata per pelli secche e disidratate, contiene pantenolo, oli di argan, vinaccioli, mandorle dolci, estratti vegetali di bacche di goji e malva e acido ialuronico appunto ed è in vasetto. Il vasetto è da 50 ml. L'ultimo prodotto poi è la maschera viso illuminante schiarente con acido mandelico, kojiko, glicolico, estratto di pisello, una maschera in TNT e quindi questa ovviamente la proverò e vi saprò dire, contiene una maschera. E vi parlerò sicuramente più avanti di come mi troverò con questi prodotti.
aspetti appunto in un video magari di skincare quando vi farò la mia skincare routine aggiornata. Poi contorno occhi, allora ho due nuove creme per contorno occhi da mostrarvi, una che sto utilizzando già da un po', avevo fatto un ordine su YesStyle, avevo preso alcune cosine che non vi ho ancora mostrato, comunque in questo video vi faccio vedere la crema contorno occhi di Dierks, questa è una crema che sarebbe un eye butter in realtà. Anche se ha la consistenza di una crema, non è assolutamente una consistenza burrosa, perché poi anche in un tubicino, questo è da 20 ml, vedete, l'ho utilizzata già un bel po'. È una crema che può essere utilizzata anche sul viso, dove avete più rughe, tipo nasolabiali, le solite rughe glabellari qui in mezzo alle sopracciglia, ed è una crema che contiene peptidi, burro di karité. Ha degli ingredienti molto interessanti che dovrebbero appunto andare a agire sulle rughe. La consistenza è questa: si assorbe molto bene. Io la utilizzo alla sera perché è una cremina che è abbastanza nutriente. Ho provato ad utilizzarla anche la mattina, ma alla mattina preferisco utilizzare altro e quindi questa l'ho tenuta per la sera. E per adesso non ho visto chissà quali miglioramenti, sicuramente nutre e idrata la zona, però ancora sulle rughe non ho visto cose strabilianti. Questa, oltre ai peptidi e al burro di karité, contiene anche caffeina, tè verde, cassia, diversi estratti, vi dico, interessanti che dovrebbero proprio andare a illuminare e a distendere la zona. Per il momento come crema notturna mi sta piacendo. Poi una crema per contorno occhi che è appena arrivata su Amazon e la trovate a un prezzo molto accessibile perché costa 13 euro. È di un nuovo brand che si chiama, io lo dico all'italiana, Diana Beauty, che è questo il brand, vedete qui c'è il loghetto. Questa è una crema rivitalizzante, sempre anti-age, nutriente, che dovrebbe andare a fare, insomma, le solite cose, idratare e avere questo effetto sulle rughe, e, appunto, di appianare un pochino le rughe. Di questa crema mi piace tantissimo il flacone e anche l'erogatore, perché di solito io vado a erogare direttamente la crema qui e faccio anche una sorta di massaggio. Vi faccio vedere la consistenza, questa la utilizzo alla mattina. È un pochino più leggera, vedete, però ha una bella azione idratante e anche liftante, secondo me, non quell'effetto lifting dove sentite tirare, quindi anche un pochino la pelle disidratata, no, un effetto lifting fatto bene ed è ottima anche come base prima del correttore. Non risulta assolutamente appiccicosa o unta. Questa, tra l'altro, contiene ottimi ingredienti, ha l'aloe al secondo posto e poi ha diversi peptidi, l'acido ialuronico, la caffeina, la liquirizia e poi leggevo anche arginina, sodium PCA. È molto interessante come crema, quindi magari se volete dare un occhio io nell'info box vi lascio sempre tutti i vari link. Arriva in questa scatolina, è un brand che ha sede a Malta, questa mi è stata offerta dall'azienda. Poi in farmacia ho fatto due acquisti con lo sconto 30%, di questi prodotti mi sono innamorata praticamente al primo utilizzo a partire dalla profumazione e sto parlando di due prodotti di Jouer. Uno è la mousse detergente, visto che abbiamo terminato quella di Delidea, mi sono orientata su questa che volevo provare da tantissimo tempo. Ha una profumazione buonissima, proprio inebriante, ed è una profumazione fiorita, assolutamente non fastidiosa. Questa è una mousse che vi dico già si piazza al secondo posto. Prima c'è quella di Nuxe, la Very Rose, al secondo posto per me c'è questa e al terzo passa quella di Now Bay. Questa è una mousse che ha una bella consistenza come piace a me, non si sfalda a contatto col viso, lava bene il viso e lo lascia morbidissimo, quindi questa ve la straconsiglio. Non è super low cost perché costa 12,90 euro a prezzo pieno,
però con il 30% l'ho pagata circa 9 euro e secondo me ne vale la pena. Non brucia gli occhi, è adatta anche a pelli sensibili. Questa sarebbe una mousse che è definita micellare struccante. Io la utilizzo sempre come mousse detergente alla mattina, quindi per struccare non vi so dire se funziona, ma per detergere il viso mi piace tantissimo. L'altro prodotto, anche questo lo volevo provare da un po', ero frenata più che altro perché contiene alcol, ma alla fine è in poca percentuale proprio negli ingredienti e tra gli ultimi ingredienti, quindi ho voluto provare a prendere questa acqua idratante. Questa è una mist che mi sta piacendo tantissimo. Ho preso quella in edizione limitata da 100 ml. La utilizzo per sigillare la skincare oppure la utilizzo anche come tonico, anche questa buonissima profumazione come la mousse. Anche questa è adatta a pelli sensibili e dovrebbe idratare, rinfrescare e risvegliare il colorito della pelle. Confermo, ha una bellissima azione idratante e risveglia proprio l'incarnato, dà una bella vitalità al viso e quindi vi consiglio di provarla, magari come ho fatto io, prendere quella da 100 ml per vedere se funziona bene. Questa contiene il 97% di ingredienti naturali, la mousse il 98% di ingredienti di origine naturale. Poi, passando invece a prodotti per capelli che sto utilizzando da tempo ormai perché mi sono arrivati almeno 2 settimane fa, sono i nuovi prodotti di Eterea della linea Softair. Mi sono arrivati anche questi a sorpresa, sempre bellissime sorprese mi fa Eterea, e mi sono arrivati in questa scatola che conteneva anche la nuova maschera alla vitamina C che io avevo acquistato, quindi adesso ce l'ho di scorta e sono contentissima perché è una maschera di cui vi parlerò di nuovo prossimamente, che mi sta piacendo un sacco. Comunque, venendo ai prodotti per capelli, ho ricevuto questi quattro, che sono nello specifico il risciacquo acido lucidante. Packaging elegante, bellissimo. Questo è il risciacquo acido dalla spiccatazione lucidante, ristrutturante e antiestatica e contiene aceto di cocco e melograno, cheratina idrolizzata vegetale, vitamina C, arginina, acido ialuronico, insomma, ingredienti sempre super. Questo lo sto utilizzando subito dopo aver tamponato i capelli, lo utilizzo come primo step al posto dell'aceto che vi avevo fatto vedere che utilizzavo l'aceto di mele e non mi secca assolutamente i capelli. Io ho provato diversi prodotti spray e poi se mi seguite lo sapete, ma questi prodotti tendevano a seccarmi o ad appesantirmi i capelli. Io vi dico, con questi prodotti mi sto trovando bene anche andarli a sovrapporre. Anche oggi li ho utilizzati tutti e quattro insieme, mi hanno lasciato i capelli lucidissimi e super morbidi. Adesso vi dico anche gli altri prodotti. Questa è la lozione anticrespo chiudiscaglie. Questa va sempre vaporizzata sui capelli umidi oppure può essere utilizzata anche nei giorni successivi allo shampoo per avere un effetto anticrespo e disciplinante. Anche qui ottimi ingredienti, lascia i capelli più resistenti, setosi e lucenti. Hanno una profumazione poi, tra l'altro, avvolgente questi prodotti, non vi saprei spiegare questa profumazione, ma è veramente buonissima per il mio naso. E poi c'è la crema per capelli setificante. Questa è una crema idratante effetto seta, ideale per donare morbidezza e luminosità alla chioma, a base di proteine della seta, estratto di radice di maca, dei burri, murumuru, vitamina C, acido ialuronico, veramente è una crema che lascia i capelli super super morbidi. Si può sempre utilizzare su capelli asciutti o bagnati e mi sto trovando veramente benissimo con questi prodotti, stranamente perché vi dico, tendono sempre ad appesantirmi i capelli, i prodotti che utilizzo in più, questi assolutamente no e sono molto contenta perché vedo la differenza proprio anche al tatto, sento il capello morbidissimo. L'ultimo prodotto è il termoprotettore bifasico.
Questo protegge i capelli da phon e piastra. Io cercavo un termoprotettore, infatti me ne avete consigliati diversi che avevo in lista. Poi mi è arrivato questo, sto utilizzando questo con soddisfazione come ultimo step. Metto prima i tre prodotti e poi come ultimo step il termoprotettore. Sono veramente dei prodotti molto molto performanti. Poi come ultima cosa vi mostro di Liquid Flora, ne sono arrivati dei prodottini. Uno purtroppo non ve lo posso far vedere perché è un prodotto che mi è arrivato in anteprima da provare, poi ve ne parlerò sicuramente perché lo sto utilizzando da circa 3 settimane. E vabbè, adesso non posso dirvi niente. Comunque, in quel pacchetto mi è arrivato il mio mascara preferito. Io felicissima perché questo è veramente un mascara super performante. E poi mi è arrivata la crema viso della linea Urbena. Io ho utilizzato due flaconi della linea Urbena della versione Tender e mi ero trovata benissimo, ve ne avevo parlato tanto tempo fa. Questa è la linea Lift, di cui non avevo ancora provato prodotti. Dovrebbe avere un effetto ridensificante, Botox-like, contiene peptidi. È una crema che sto utilizzando alla mattina, mi fa un bellissimo effetto al viso, è una crema perfetta per me perché si assorbe bene, mi lascia la pelle molto molto morbida, non mi fa lucidare la pelle durante il giorno, è proprio una crema ridensificante e contiene questo complesso denominato 3D Peptide Complex che va proprio a levigare le rughe, a riequilibrare i volumi, disegnando in modo integrale l'ovale del viso per un effetto rinascita globale. Questa è indicata per donare comfort alle pelli da normali a miste. Liquid Flora ed Eterea per me sono due aziende top del Made in Italy, veramente sono due aziende che fanno prodotti super performanti e veramente anche ricercati, quindi sono molto contenta di aver ricevuto questi prodotti. Il video termina qui, fatemi sapere nei commenti se avete già provato questi prodotti, se c'è qualcosa in particolare che vi incuriosisce. Vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e vi piacciono i miei video, spero che questo sia stato interessante e di compagnia. Grazie per averlo visto fin qui, vi mando un grande bacio e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!